Pronto? Signora, buonasera, sono il direttore dei Fagioli. Allora, lei ha parlato con un'operatrice? Sì, con una signorina, poi non lo so chi era. È un'operatrice, si chiama Samantha. Samantha. Sì, mi dica, no, qual è... io volevo sapere, l'operatrice mi ha detto, ci ha chiamato una signora da Napoli, molto arrabbiata, e però no, chiaramente... per carità, io volevo sentire direttamente da lei qual era... Come il dire, problema? Sì, qual era il problema? Il problema è che è un po' da questa parte. Mi dica. Io metto a fare i fagioli, sì. Però io li metto a bagno la sera. Certo, signora, ecco. Vanno messi a bagno. Ecco, la mattina li metto a fare. Li mette a fare. E i fagioli, in breve loro si diventano sfatti. È più il fagiolo intero, come era una volta. Questo è. Ma è no, quello. Signora, ma lei questi fagioli li spullichea? Che li faccio io? Li spullichea i fagioli? No. Ah, lei non li spullichea? No. Ok, e il fagiolo quanto tempo lo fa stare in acqua, signora? Beh, diciamo, le metti in bagno la sera e la mattina signora cara, però scusi, abbia pazienza, se lei non sa cucinare non è colpa nostra. Va bene. Perché sulla scatola c'è scritto chiaramente tenere i fagioli in acqua al massimo 2 ore. Non ecco, sono fagioli, capito, che vanno tenuti nell'acqua. Io l'ho sempre fatto così, venivano sempre bene. Ma signora, perché forse era un'altra qualità. Lei ha comprato il fagiolo bio, il fagiolo select, il fagiolo anti, il fagiolo ricotta. Ha provato il nuovo fagiolo a ricotta? No. Non l'ha provato, signora? Sì. Lo dovrebbe provare, veramente molto molto buono. Il nuovo fagiolo ripieno di ricotta. Va signora, bene. Ma quando, dopo aver mangiato i fagioli, il sapore, il sapore com'è il sapore? No, non è buono, diciamo, una volta era buono, adesso no. È la seconda volta che me lo fa. Signora, ma lei ha comprato il fagiolo peretotto o il fagiolo sparaloffa? Quale dei due? No, veramente non capisco quello che sta dicendo. No, perché noi abbiamo due tipi. Allora, noi abbiamo due tipi di fagioli. C'è un fagiolo un pochettino, diciamo, più intenso, che si chiama il fagiolo peretotto, che provoca questo movimento nel colon. Oppure c'è un fagiolo un po' più morbido, che non deve stare troppo tempo in acqua, che si chiama il fagiolo sparaloffa. Lei quale dei due usa? No, io veramente non lo so proprio. Ah, non lo sa, non ha letto. Pensato, non no. Ha letto sulla scatola. No, quindi. Non ho letto. Allora, signora, sì. Le faccio sentire un attimo al telefono. Sì. Le faccio sentire la reazione che si ha a mangiando il fagiolo peretotto oppure mangiando il fagiolo sparaloffa. Va bene. Di modo che lei capisce quale reazione ha avuto lei e quale dei due fagioli lei ha mangiato. Va bene. Allora, il fagiolo peretotto è questo qua. Ok, mentre il fagiolo sparaloffa è quest'altro. Ecco qua. Quindi queste sono le due reazioni, signora, che si Pronto? Possono avere mangiando i nostri fagioli. Dottore. Mi dica. Adesso parli con me. Prego. I vostri fagioli sono stati sempre ottimi per 20 anni. Sì. Quindi abbiamo sempre comprato Select. Poi alla fine si è scoperto che questi fagioli non sono stati acquistati dal rappresentante, ma sono stati acquistati da un grosso. Ma io volevo solo sapere dalla signora quale tipo. Se lei utilizzava il fagiolo... ma non ci ha detto se era il fagiolo peretotto o il fagiolo sparaloffa. No, cannellino, comunque... Cannellino. Mi dica. Questi fagioli comunque, non guardi, sono buoni più. In Oggi questi giorni... Le guardi, per la sostituzione... Le lenticchie le avete mangiate? Oggi le abbiamo mangiate. Attenzione, e non si sono mosse. Attenzione, perché c'è un contrabbando di lenticchie. Faccia attenzione. I contrabbandi si fa dei diamanti, non dei lenticchie. Ma oggi il legume è come il gioiello prezioso. Sentite, comunque vi chiamerà la mia assistente. Sì, abbastanza. Anche secondo me. Signore! Vi chiamerà la mia assistente, la signorina Assunta Zumpapereta, per mandarle in sostituzione dei prodotti. Va bene. Va bene? Saluti a Zumba, Scilla, saluta e a sparaloffa qua. Nonni! Pronto? Mo fa un ciucca via. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, e Scilla. Ci sei cascato, osce! Yeah! Il fagiolo sparaloffa, non è la signora. Pronto? Pronto. Scilla? Nonno. Pronto. Nonno, sono Scilla. Ciao Scilla. Ma era uno scherzo, stavo facendo uno scherzo con Radio Marte. Radio Marte. Era uno scherzo che hanno fatto Radio Marte.
quando ha detto somma vereta, ho capito che era uno scherzo. Era uno scherzo, la nonna è bravissima, sono i fagioli che sono buoni. Ciao nonno! Ma la nonna purtroppo non accetta neanche gli scherzi. E la nonna spara l'offa, secondo me.